La nascita degli dei dell'Olimpo. Zeus contro Crono. Storia e mitologia illustrate. Crono era il più giovane dei titani della mitologia greca, figlio di Urano, il cielo, e di Gea, la terra. Il suo potere nell'universo arrivò dopo aver sconfitto Urano, suo padre, e aver liberato i titani. Con essi egli regnava incontrastato e dominava tutto e tutti, ma su lui incombeva sempre e comunque la maledizione scagliata dal padre detronizzato. Secondo questa maledizione, Crono sarebbe stato a sua volta detronizzato da un suo figlio. Mentre pensava come evitare questa terribile maledizione, Crono si sposò con Rea, una donna titanide, che le diede una prima figlia. Crono diede il nome di Estia alla meravigliosa bambina, in cui però vedeva il suo tremendo futuro. Ecco che, colto da un impulso bestiale, decise di divorare Estia, la figlia. E così fece anche con gli altri figli che la moglie Rea mise alla luce. Questo terribile comportamento rese Rea molto ribelle e dunque la donna escogitò a sua volta un piano per evitare che il prossimo figlio fosse anch'esso divorato dal marito. Nel momento del parto si recò lontano da Crono sull'isola di Creta, dove partorì, in tutta tranquillità, un bambino splendido a cui diede il nome di Zeus. Prima di ritornare a casa lasciò il figlio alle ninfe e ai coribanti e avvolse un masso della grandezza di un neonato con una stoffa. Rea, ritornata da Crono, fece in modo che Crono divorasse anche quel finto bambino e in effetti il marito non aspettava altro. Così fu e Rea si sentì finalmente serena. Intanto Zeus cresceva, alimentato dal latte di una capra di nome Amaltea. Il tempo passava e Zeus cresceva divenendo sempre più potente come Dio, fino a che, un giorno, divenuto adulto, venne a sapere della tragica fine dei suoi fratelli, inghiottiti da Crono. Fu Metis, una donna saggia, che le raccontò tutto e le donò una pozione che avrebbe potuto liberare dallo stomaco del padre tutti i fratelli. Con questa invincibile arma, il giovane dio, sotto mentite spoglie, si recò sul monte Otri, fortezza dei titani e dove era anche Crono. Diede quindi in dono la pozione che Crono beve senza pensare minimamente che potesse accadere qualcosa di brutto e che qualcuno potesse tramare contro di lui. Invece, dopo aver bevuto la pozione, si sentì male e vomitò tutti i fratelli e sorelle di Zeus. Dal suo stomaco uscirono infatti Estia, Era, Demetra, Ade e Poseidone, oltre la pietra che aveva ingoiato, ingannato dalla moglie Rea. Gli dei che vennero alla luce erano oramai già adulti e con un fortissimo desiderio di vendetta contro il loro padre, quindi si allearono con Zeus ed ebbe inizio un periodo di rivolta, atto a detronizzare Crono, loro padre. Se ti è piaciuta questa storia, iscriviti al canale, lascia un like, un commento, condividi il video e a presto con un'altra storia, leggenda e mitologia.